Amici di Vivere Lucense, ben trovati. Ultima puntata del 2019, è stato un bel percorso quello che abbiamo iniziato con Vivere Lucense nel luglio scorso e che continuerà ancora per tutto il 2020, di sicuro. In questo fine anno abbiamo dedicato ampio spazio ai presepi e come promesso concludiamo il percorso del 2019 con un'altra rassegna. Iniziamo da quello che è il presepe più famoso sulla Piana di Lucca, almeno per quanto riguarda le rappresentazioni con i figuranti, il presepe vivente di Ruota, che quest'anno compie 30 anni. Una bellissima rappresentazione è andata in scena il 26 di dicembre. Per noi a seguirla c'era Abramo Rossi. Trent'anni fa, quasi per gioco, è nata questa manifestazione del presepe. C'erano state anche delle piccole dimostrazioni negli anni precedenti, ma 30 anni fa è stata proprio la prima edizione del presepe itinerante, del presepe vivente, così come si conosce oggi. In quel tempo è stato fatto da pochi abitanti, oggi è coinvolto non solo tutto il paese, ma tutto il capannorese e tutti i dintorni del paese di Ruota. Quest'anno è il 30° anniversario della nascita del presepe vivente di Ruota. Come amministrazione siamo estremamente contenti che questa realtà realizzi tutti gli anni questo evento perché è anche un modo per tramandare delle tradizioni, delle culture legate al nostro territorio e come possiamo vedere oggi c'è veramente la voglia, la passione di mettere in campo tutto quello che è un po' la storia, anche per evitare che venga persa. E quindi contribuiamo tutti gli anni a questo evento e lo facciamo ben volentieri. Perché se questo è il risultato c'è solo da essere soddisfatti. Come avrete capito, ci troviamo a Ruota, nel comune di Capannori, dove il 26 dicembre si è celebrata la 30ª edizione del presepe vivente. E non solo. Infatti, all'interno del borgo si possono osservare tanti presepi tradizionali in mostra che fanno da cornice alla manifestazione, che prende corpo da 30 anni, il giorno dopo il Santo Natale. Ogni anno sono migliaia le persone che salgono fin quassù per assistere alla rievocazione del momento più importante per la cristianità, la nascita di Gesù bambino. Questa manifestazione è anche l'occasione per riproporre antichi mestieri del passato, tra questi la rievocazione delle fasi di lavorazione del mais. Questa è la sfogliatura del grano turco. Dopodiché, una volta sfogliato, passa su una macchinina a mano manuale per lo sgranamento. E questo è una cosa antica. Sto sgranando il gran turco con una sgranatrice vecchia anni 30 con un cornocchio alla volta, vedi? Girando a mano, metto un cornocchio, di qui mi sorte il torcello pulito e di qua sorte il gran turco. Che cosa sta facendo? Sgranare il gran turco. Sgrano il gran turco. E come si chiama questa macchina? Sgranino. Da queste parti non si coltivava solo mais, ma anche grani antichi. Questa è la battitura tradizionale, come si svolgeva prima dell'arrivo dei mezzi meccanici. Lì accanto, nel frattempo, si procede alla costruzione di un fienile, utilizzando la paglia dello scarto della battitura del grano. Nei pressi della chiesa romanica c'è Gildo, un cantastorie lucchese, che ci dà il suo benvenuto proprio alla sua maniera. In quella capannuccia, laggiù nel Medio Oriente, il 24 sera c'era un fottio di gente, ne pien di bancarelle che vendono ogni cosa, croccanti torroncini, semi lupini a iosa. Compratelo il mimigliaccio.
c'ho pure il ramerino. Chi vuole le bruciate, so calde le ballotte, o palle gira al largo, che tu me l'hai già rotte. Il duro fe, carti cartocci bucce, è un gran tatanaio, chi vende brigidini, chi vende il buccellato, chi si domanda attorno, ma scusi, un è ancora nato? Chi va ciucciando scisce le gomme americane, stia fermo giovinotto, la spinga con le mani. A mezzanotte in punto s'aspetta il lieto evento, speriamo un faccio sardi perché qui tira vento. Il paese di Ruota vantava una lunga tradizione di corbellai. Il corbello si realizza esclusivamente utilizzando legna di castagno. Ancora oggi a Ruota c'è Gino, un arzillo signore di 90 anni che produce e vende corbelli, proprio come nel passato. E a settembre è 90. 90 anni? Sono 30. E quanti corbelli in questi 90 anni? Non si sa. Le fate di tutte, di tutta l'inforruba e ammassare. Se no ho fatto il boscaiolo, ho fatto il mondo dell'olivi, tutto. Ma quanti corbelli ha fatto? E i corbelli non si sa, chi lo trova il numero? Entriamo ora in alcune botteghe e andiamo a scoprire bontà e artigianato locale. Queste sono tutte marmellate, tutti i frutti della mia proprietà, con un orto qua sopra al paese. Questi sono sughi pronti, basta riscaldare con un po' di pasta. La sera è fatto, poi ho fatto un po' di sottaceti e queste sono le passate del pomodoro. Ma e questa contadina che cosa porta nel cestino? Porto la mia gallina insieme alle sue uova, appena fatto due uova e ora stiamo andando a fare una passeggiata, è abituata, quindi la porto sempre in giro. Ah, qui abbiamo una serie di persone che portano degli oggetti, che cosa porta lei? Questa è la vecchia bicicletta dei mestieri, in pratica faceva il croccante. Vendeva le varie noccioline, con le varie nocciole si metteva qui dentro e veniva girato. Qua giù sotto c'è il fornello, con queste noccioline qui viene questo croccante qui. E poi a seguire abbiamo... Il burraio, questa era la bicicletta del burro, questa è la zancola dove si metteva il latte per fare il burro. Benissimo, c'è anche un colino qua sotto. Sì, quello era per filtrare, poi dietro c'erano le misure per il latte. Il contadino potatore con tutti gli attrezzi torchi, attrezzi per le viti, forbici, tutti gli attrezzi che si usa in campagna sempre. Qua era la stagione per potare? Potare ancora no, siamo sempre, ora è troppo rigido, troppo freddo, febbraio-marzo, sì. È una copertina, per un lettino per una bambola. E però si lavora anche all'uncinetto, vero? Un po' di tutto, sì. Soltanto che qui l'ambiente non permette di fare certi lavori, perché ne si fanno anche lavori di ricami, quindi si può fare solo cose un po' più grossolane ora, in questo momento. Fabio, tra i mestieri antichi c'è anche il mestiere del granataio. Sì, è un mestiere tipico della nostra zona, che però è sparito con l'avvento della plastica, quindi le granate di Saggina sono state archiviate da circa 40-50 anni, però era una tipicità della nostra piana lucchese. Tu fai ancora le granate alla vecchia maniera? Sì, lo faccio per divertimento, per passatempo, è un hobby che ormai sono quasi 20 anni che lo faccio e lo mantengo, è una tradizione. Da 100 anni il cuore pulsante della comunità è il circolo che si trova all'interno della piazza più importante del paese, gestito da Silvia. Silvia, è una responsabilità, questo bar sta per compiere 100 anni ed è qui ancora aperto. Sì, no, siamo molto felici perché ci è rimasto solo questo e siamo molto felici, via, speriamo che si possa andare avanti. Mario Barsocchi, che abbiamo ascoltato in apertura, ci descrive ora
Quali erano i mestieri che caratterizzavano Ruota? Vogliamo parlare delle attività produttive. Le attività principali riguardavano naturalmente tutto quello che è legato all'agricoltura, in particolare la coltivazione degli olivi e delle viti, ma c'erano anche delle importanti attività artigianali legate soprattutto alla lavorazione del castagno. Con il castagno, infatti, oltre a coltivare le selvi per le castagne, che anche queste rappresentavano una fonte importante dell'alimentazione, venivano utilizzati proprio i tronchi di castagno per costruire i manufatti che poi servivano per l'agricoltura, i corbelli, le canestre, le ceste, e molti di questi artigiani costruivano questi oggetti non solo per il paese di Ruota, ma per tutta la piana di Lucca. Partivano con le file di corbelli attaccati alle spalle e andavano fino nella piana, a Parezzana, dalla parte di qua verso Tassignano, verso Colognola, e andavano a vendere questi corbelli, che nel piano servivano poi per la raccolta del grano essenzialmente. E poi molti altri aspetti relativi all'attività economica erano quelli legati al bosco, in particolare per la coltivazione dei pini. Dai pini si estraeva la ragia, anche questo. Qui sulla piazza c'erano dei fusti, quei fusti da 200 kg, da 200 litri, e chi andava a lavorare, si diceva andavano a resinare i pini, andavano a togliere la resina dai pini e riempivano questi bidoni e poi venivano con i camion a portarli via. Interrompiamo all'arrivo delle prime ombre della sera questa rappresentazione del presepe di Ruota e ci fermiamo per un breve break pubblicitario. Tra poco torneremo e andremo dritti verso la natività. Tra poco. Dunque ci rituffiamo nelle splendide viuzze del borgo di Ruota, nel Compitese, sulle colline a sud del comune di Capannori, e andiamo a vedere com'è terminata questa rappresentazione, durante la quale abbiamo anche incontrato il primo cittadino di Capannori, Luca Menesini. Un bellissimo paese dentro il Monte Pisano, che ha conservato appunto tantissime caratteristiche, una tipicità, e che appunto ogni anno crea la magia del presepe vivente. Quindi il 26 di dicembre è un appuntamento fisso, siamo alla 30ª edizione, quindi vuol dire che funziona. Ci sono tantissime persone anche oggi in coda che stanno salendo, quindi c'è un'attrattività che è molto al di là dei confini comunali in senso stretto. Si vive la tradizione, si vive un paese che rinasce, ma che ci fa tuffare anche nella storia. Sta arrivando la natività. Infatti. Un paese che ritorna a quella che era una sua tipicità, una specificità, appunto, tramite mestieri, tramite le diverse botteghe, il calzolaio, chi lavora il vimini, i cesti, veramente tantissime attività che ci fanno fare un tuffo nel passato. Bello vedere proprio un paese che si mobilita, perché è proprio tutto il paese di Ruota e un po' tutto il circondario che si mobilitano per questa grande festa. Damiano Paolini è una delle anime di questo presepe. Nelle sue parole, un primo bilancio della manifestazione. Siamo rimasti molto contenti e abbiamo avuto anche, diciamo, il tempo dalla nostra parte, che ci ha permesso sia nei giorni antecedenti, che si spera anche nei prossimi giorni, di risistemare un po' tutto il paese. E il lavoro è abbastanza importante, quindi c'è bisogno sia del bel tempo sia prima che dopo per risistemare tutto. E sì, abbiamo apprezzato tutte le persone che sono salite e insomma siamo contenti di come è andata la macchina organizzativa della giornata. Poi, con il calar della sera, l'arrivo in paese di Giuseppe e Maria in groppa all'asinello. Girano tutte le antiche botteghe per chiedere l'ospitalità. Buon uomo, ha una stanza per stanotte, stiamo cercando un alloggio. Tutto pieno. Tutto per il censimento. Giuseppe, bisogna andare a vedere più avanti. Andiamo a trovare un'altra bottega. Andiamo più avanti. Grazie, arrivederci.
adesso pare proprio che la sacra coppia sia finalmente approdata alla capannuccia che domina la piazza, circondata da pastori, viandanti e naturalmente dai tre re magi. Nella Palestina dei tempi di Gesù, le stalle dovevano sembrare proprio come quella realizzata dagli abitanti di Ruota, una costruzione di legno appoggiata ad un naturale anfratto, che poi Gesù sia nato in una grotta o in una stalla fa lo stesso, perché le due immagini in Occidente si assimilano all'idea comune di una tettoia, un luogo riparato dalle intemperie e dalle avversità di un territorio selvaggio ed ostile, certo soprattutto in un momento tanto delicato quanto doveva esserlo quello della nascita di un bambino. È scesa la notte e in questo clima di magica attesa, con tantissimi partecipanti che aspettano emozionati un lieto evento che si ripete e si rinnova da oltre 2000 anni, una voce femminile rievoca i momenti salienti del percorso di annunciazione e nascita del bambino Gesù, finché, evviva, le luci si riaccendono sulla dolcezza infinita di una mamma con il suo bambino, un momento unico e irripetibile che ci riporta indietro e ci dà il senso vero del Natale. Per quest'anno è stato un grande avvenimento, molta gente, tutte interessate ai vari misteri, e il prossimo anno proseguiremo con qualcosa di nuovo anche l'anno prossimo. E dopo il presepe vivente di Ruota chiudiamo questa puntata con altre due natività. È andata a riprenderle per noi Marco Cervelli e noi adesso vi proponiamo quindi le natività di Tofori e di San Donnino. Con questo noi ci salutiamo e ci vediamo domenica prossima, quando saremo già nel 2020. A Tofori c'è un presepe che sembra un vero e proprio palcoscenico. Senza dubbio uno dei più originali. A realizzarlo, negli scantinati della sagrestia della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, è stato un gruppo di abitanti della piccola frazione capannorese, che si adagia a Mena, sulle colline a nord del comune della Piana. Una natività affascinante e suggestiva, ideata e realizzata come ogni anno grazie all'impegno e allo scrupoloso lavoro dei parrocchiani del paese. La secolare chiesa di Tofori sorge su un colle che al visitatore trasmette subito un senso di pace che introduce all'interno del percorso del presepe. Un cammino che si snoda tra una serie di scenari diversi e molto caratteristici, accompagnato da musiche natalizie. Un racconto in varie tappe per costruire i momenti più significativi della natività. E così si può vedere l'Annunciazione a Maria da parte dell'Arcangelo Gabriele, il paese di Nazareth e la vita a Gerusalemme, con tanto di castello di Erode e tempio di Salomone. Non mancano anche i particolari del villaggio di Betlemme e il lago di Tiberiade. Infine, la grotta della Natività, che viene ricostruita nei minimi dettagli. Il bellissimo presepe di Tofori sarà visitabile il sabato, la domenica e i festivi, fino a domenica 12 gennaio. Via San Donnino, a Marlia, nel comune di Capannori, accoglie quest'anno uno splendido, inedito presepe.
Per la prima volta, infatti, la Natività è stata allestita nella chiesetta del 1600, che i parrocchiani, tradizionalmente, frequentano solo nel periodo dei maggetti, per le celebrazioni dedicate alla Madonna. La realizzazione delle scene è tutta opera di Fabio Vellutini, che ha lavorato fin da questa estate per creare un presepe unico, suggestivo, dove in un alternarsi di luci ed ombre trovano spazio le ricostruzioni degli antichi mestieri. Un lavoro certosino, impreziosito dai giochi d'acqua che accompagnano il visitatore fino alla capannuccia dove è appena nato il Salvatore. Il paesaggio e le montagne sono stati costruiti in cartapesta, mentre deserto e pianure con sabbia e vinavil. Alla fine tutto è stato dipinto a mano. Il risultato di tanto impegno e dedizione è assolutamente speciale e inaugura quella che sicuramente per Marlia diventerà una tradizione. Il presepe di San Donnino, aperto tutti i giorni, è stato realizzato a scopo di beneficenza. Dopo la visita, i fedeli possono lasciare un'offerta che verrà devoluta a una famiglia del paese colpita da una brutta disgrazia.